Ciao a tutti ragazzi, io sono Roby e bentornati sul mio canale. Oggi un altro video, scopriamo le creazioni in resina, tutto a tema super natalizio o anche degli stampini nuovi che vengono da Gea Creations. E non vedo l'ora di scoprire queste creazioni. Ho anche fatto gli ultimi stampi natalizi che avete visto ovviamente in questo periodo sul mio canale, ma come posso non fare queste bellezze? Come sapete, questo ormai è il mio stampo preferito di Natale e quindi voglio assolutamente utilizzarlo finché sarà periodo. Ma che sto facendo? Stavo tirando fuori tutte e due insieme. Allora, ho fatto questa coppia oro e rossa e bellissima. Veramente spettacolare. Come vedete, ho puntato la luce diversamente e in questa maniera i glitter si vedono secondo me molto meglio e mi piace tantissimo. Guardate che bello l'effetto delle crepe, molto molto bella, bellissima, mi piace. Vi devo dire la verità, queste cose che vedete rosse e oro le ho fatte appositamente per regalarle ad una mia amica che ha le decorazioni per l'albero, mi ha detto, sull'oro e sul rosso, e quindi voglio aggiungere queste decorazioni se le piaceranno. Ovviamente io sarò ben contenta. Mamma mia, ma quanto mi piace! Vabbè, a parte l'abbinamento tutto glitterato, oro e il rosso, wow! Ma mi piace questo effetto che non dà il rosso proprio super pieno. Bellissimo! Belle, belle, belle! Ok! Poi ho fatto abbinata anche la testina di renna, ovviamente. Oddio, questa non è ancora catalizzata bene bene, ma ok, ce la facciamo benissimo comunque a tirarla fuori. E niente, anche lei molto molto carina, molto scintillante e luminosa. Bella, mi piace come è venuta qui la sfumatura, molto molto carina. Sempre per rimanere sul tema del rosso e dell'oro, tiriamo fuori questo set di palline che ho fatto in questa maniera. Ci ho messo in mezzo questa resina trasparente, sempre per fare l'effetto un po' crepato, che secondo me però ha preso un po' troppo il sopravvento e mi ha schiarito tanto anche l'oro. Sono carine, sono carine, non si può dire che non siano carine, però cioè, guardate qui quanto trasparente c'è. Sono carine, però in questa maniera sono un pochino meno luminose, quindi mi piace più l'effetto che sono riuscita a dare alle renne. E di pari passo dobbiamo continuare perché ho un'altra di queste palline. Questa forse è venuta un pochino più carina. E sì, dai, comunque sono carine, sono graziose. Sia da davanti che da dietro le ho fatte tutte belle bombatine in maniera tale che se si vede anche il retro vanno già super bene. E poi andiamo avanti, sempre questa mia amica aveva visto i cavallini dorati che avevo fatto e se ne era un pochino innamorata. Oh, vedete come si vede bene così con la luce diversa, l'effetto olografico dei glitter, veramente veramente super. Bello bello. E alla stessa maniera ho fatto anche la stellina, super super carine, belle belle. Sempre di questo stampo andiamo a vedere l'alberello di Natale e l'ho fatto in una maniera particolare. Oddio ragazzi, è bellissimo, mi piace tantissimo. Allora, ho utilizzato, vedete qui sotto, questa specie di, non so, non sono né paillette né perline né glitter, li ho presi da un negozio che si chiama Teddy
Sono bellissimi ed hanno proprio secondo me un effetto ghiaccio e quindi ho abbinato questo azzurro e il bianco e dei glitter olografici che comunque ci stanno sempre bene. Abbinato all'alberello, ovviamente con gli stessi colori, gli stessi glitter, chiamiamoli così, ho fatto anche le due nuvolette. Oddio, ma quanto è carina! Mi piace da impazzire, è super super luminosa e sono contenta di aver piazzato le luci in questa maniera. Ho dovuto cambiare postazione, ma credo sia davvero molto carina perché ho fatto proprio una postazione super natalizia per questo periodo dell'anno e mi dispiaceva anche non farvela vedere. E mamma mia, ma come sono? Cioè, queste sono proprio delle nuvole ghiacciate. Bellissime, super super approvate, super belle. Sempre da JA Creations ho preso questo stampino. In realtà ho preso tutto un lotto di stampi. È il solito discorso dei lotti difettati e non posso resistere quando li vedo perché sono a dei prezzi stracciatissimi e i difetti sono praticamente inesistenti. E ho preso questo che vi dico la verità, ci ho buttato solo la fil bianco e volevo vedere un attimino com'era nel dettaglio. E wow, comunque la fil bianco è uno spettacolo, prende i dettagli alla stragrande, bellissima. E in 20 minuti ecco una creazione. E queste secondo me sono super carine da dipingere, per esempio. E questo angioletto anche può essere tranquillamente utilizzato come decorazione per l'albero. Wow, super approvato anche questo. Ho voluto rifare il cavallino della giostra. Lo vedete lì, vedete questo qui, bianco e rosso. È uno stampo di CC Creations e io adoro, lo amo da impazzire. Ovviamente questa volta l'ho fatto con altri colori e l'ho fatto bianco e dorato. Sempre, oh mamma mia, super scintillante ed è bellissimo. Wow! Allora, non me lo aspettavo così tanto luminoso perché lo stampo in realtà, ragazzi, vedete? Non è lucido. Ha questa texture che non mi dispiace affatto, e però io non me lo aspettavo così luminoso. Ho detto sì, buttiamoci una marea di glitter perché è Natale, però non si vedranno mai o non daranno mai luce. E invece guardate, è bellissimo. L'ho posizionato proprio lì vicino al suo gemello rosso e sono carinissimi. Ragazzi, non so quale preferisco, veramente, sono entrambi favolosi secondo me. Vabbè, ma cioè, questo stampo è una meraviglia, quindi con qualsiasi colore io lo faccia, viene sempre benissimo. Ok, nuovo stampino di Igea, quindi, allora, questo stampino mi ha messo un po' in... Ok, vabbè, facciamo venire fuori questo alberello perché qui apriamo una parentesi a parte, perché... Non so cosa sia successo, vabbè. L'alberello è carinissimo, la forma è spettacolare, ci avevo messo parecchi glitter olografici, ma guardate, guardate, cioè vedete che la resina è gommosa? Mi sono tenuta da parte questi due alberelli a bottoncino che avevo fatto proprio con... Vabbè, ciao alberello, che avevo fatto proprio con questa stessa resina. Allora, se voi vedete, la resina è opaca, cioè, ma si vede anche da dietro, cioè, a parte lo stampo, almeno da dietro la resina dovrebbe essere sempre super lucida. E invece, guardate, è opaca e ha mantenuto questa flessibilità, è gommosa. Cioè, guardate, è indurita, non si rovina, non è che poi faccio con l'unghia e poi faccio con l'unghia e non rimane il segno, solo che è gommosa e io non ho capito perché, anche perché questa,
mi era avanzata da un'altra colata e tutto il resto si è indurito bene perché loro sono rimaste così. Vabbè, comunque, a parte questa cosa, fatemi sapere nei commenti se avete una spiegazione al riguardo e se vi è mai successa una roba del genere. Allora, oddio, è super carino. Cioè, il fiocchetto dorato è tanta roba, eh? Allora, questo è uno stampino di due candy cane con il fiocchettino, appunto. E io voglio fare i dettagli opachi bianchi, così spero di donare ancora più le vibes del candy cane. Comunque, è carinissimo, lo adoro. Andiamo avanti. Qui c'è un biscottino pan di zenzero che mi sono sbagliata e ho fatto bianco, bianco molto scintillante, molto luminoso con i bottoncini e la sciarpina bianca perché vi dico la verità, quando ci ho buttato il bianco ho pensato fosse un pupazzo di neve, sebbene sia chiarissimo che si tratti di un biscotto pan di zenzero. Non lo so, ho visto la sciarpetta e ho detto, ah sì, questo è un pupazzolino. E no, 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 Roby. Comunque è super, super fino questo stampino. Non so se questo appunto sia un difetto di questo lotto, però vabbè, comunque. Allora, poi ho fatto il Babbo Natale sempre bianco perché non avevo lo sbatti di fare tutti i dettagli, non avevo proprio fantasia al riguardo. Questo è un soldatino di piombo. Non capisco se è pieno di bolle o se ha delle robe. Allora, sullo stampo non sembra avere bolle, ma ha delle palline, non sono neanche bolle. Che cos'è sta roba? Oddio, no, aspettate. Anche questa è gommosa la resina. Sì, ho dato una botta alla fotocamera e boh, no, questa no, questa no. Boh, il soldatino è gommoso e poi ho fatto una piccola renna. Questa è deliziosa la forma. Questa è carinissima. Guardate, piccola renna felice. E anche qui voglio assolutamente colorare i dettagli. Tiro molto velocemente fuori queste creazioni. Ma ci sono anche le creazioni gommosine. Sì, sono come delle caramelline gommose queste verdi. Wow, bellissime. Cioè, che poi sono anche carine, però questa cosa mi perplime e mi sconvolge allo stesso tempo. Ecco qui, guardate quanto sono carine queste, con gli avanzi della resina delle nuvolette praticamente. Sono deliziose. Veramente, veramente super carine. Ma queste formine sono bellissime e voglio anche abbinarle agli altri addobbi. Allora, ci rimane un altro biscottino pan di zenzero di uno stampo di CC Creations che ho fatto sempre con quella resina del soldatino. Ed eccola qui, ragazzi. Boh, non lo so. Mi dispiace perché. Questa risulta essere anche un pochino appiccicosa. Io non lo so che cosa ha combinato questa resina, però almeno questa è lucida. Sì, rispetto a quella verde, almeno è rimasta più lucida. Cioè, una roba stranissima comunque, veramente. L'ultimo stampo che ci rimane è questo delle renne nere. Allora, quando ho fatto il video dove andavo a creare appunto un intero set di renne, mi avete suggerito di provare anche l'abbinamento nero e argento. E io vi devo sempre dare ascolto perché è un abbinamento favoloso. Comunque, con questa luce, l'olograficità si spreca, è bellissimo, bellissimo. Capite adesso quando io vi dico, ma dalla fotocamera non rende tanto? È perché io vedo questo che riesco a farvi vedere per fortuna bene oggi e magari invece dalla fotocamera si vede tutto un effetto piatto e mi dispiace proprio perché
succede molto spesso questa cosa, che dal video in realtà i colori si cambiano un pochino. Questa è la mia renna preferita, cioè la forma che io preferisco, ed è veramente, veramente bella ed elegante. Bellissima. Bella, bella, bella. Bene ragazzi, vi volevo fare un'ultimissima carrellata delle creazioni e anche del mio angoletto creativo. Fatemi sapere se vi piace e soprattutto ovviamente fatemi sapere se vi sono piaciute le mie creazioni del video di oggi. Guardate qui che bello questo angolino tutto tema oro rosso e anche un pochino di bianco. Trovo queste creazioni rosse e dorate bellissime. Poi abbiamo i nostri alberelli super gommosi e qui c'è l'angolino delle renne con le nuvolette ghiacciate. Wow, sono assolutamente innamorata di queste creazioni. Credo che siano le mie preferite per oggi. Fatemi sapere giù nei commenti quali sono le vostre preferite. Io per adesso vi ringrazio per aver visto questo video, vi mando un enorme bacione e ci vediamo come sempre al prossimo. Ciao!